Pesante vittoria della Nuorese che passa di misura sul campo del Muravera con una rete di Curcio riscattando la sconfitta della scorsa settimana sul campo dell'Avezzano. Battuta d'arresto dolorosa invece per i sarrabesi del duo Concas Franco che rimangono impelagati in piena zona play-out. Dopo tre giri di lancette i barbaricini sono già pericolosi con Curcio. Il numero 10 verd'azzurro lascia partire una pennellata che si stampa sull'incrocio dei pali. Per vedere una nuova occasione bisogna attendere il minuto numero 37. Nurki, improvvisamente liberato da una dormita difensiva della Nuorese, cerca il vantaggio ma Frasca si oppone efficacemente. 5 minuti più tardi arriva il vantaggio. Al termine di una bella percussione centrale, Curcio infila Arrus e gela il comunale e il gol dell'1-0. Dopo l'intervallo è ancora Curcio il grande protagonista. Nello spazio di 5 minuti l'attaccante verdazzurro si rende pericoloso in due occasioni. Prima calcia dalla lunga distanza con Arrus che si distende e alza sopra la traversa, poi non riesce a trovare il varco giusto solo davanti all'estremo difensore gialloblu. Da questo momento in poi gli uomini di Mariotti controllano senza strafare, mentre il Muravera, nonostante l'impegno, non riesce a pungere. Alla mezz'ora della ripresa Sogus calcia, ma Frasca para facilmente. Qualche minuto più tardi Pugeddu spreca, calciando alle stelle, una punizione molto interessante. Pochi istanti prima del triplice fischio arriva l'ultimo velleitario tentativo del Muravera, che però non trova fortuna. Al 90esimo la Nuorese incassa l'11ª vittoria stagionale e si prepara alla settimana di sosta forzata a causa esclusione dal campionato del Foligno.